è considerato il Sud America in miniatura, per la sua straordinaria varietà dal punto di vista morfologico, climatico e biologico. Il paese in cui vi portiamo è l'Ecuador, una meta sicuramente poco turistica e proprio per questo dal fascino indiscutibile. Dopo quasi 14 ore di volo atterriamo nella sua capitale, Quito, città coloniale dichiarata patrimonio dell'umanità. Non c'è luogo al mondo in cui la linea immaginaria dell'Equatore sia così visibile. Abbiamo attraversato mezzo globo per atterrare esattamente alla latitudine zero. Sì, perché il centro del mondo passa proprio di qui. E com'è stato divertente saltellare da un emisfero all'altro. L'Ecuador è un concentrato di paesaggi, tutti diversi fra loro. Le Ande, che si estendono lungo il paese, ci regalano, mentre viaggiamo in autobus, scenari mozzafiato, con il loro alternarsi di colline, ripidi pendii, ma anche vulcani, come l'imponente Cotopaxi. Questo vulcano, dalla forma di un cono perfetto, rimarrà sempre impresso nei nostri ricordi, per averlo scalato, arrivando fino ai piedi del suo ghiacciaio, a ben 5.000 metri. Ma appena il tempo di riprendersi, che già ci troviamo lungo il ripido sentiero che porta fino alla laguna di Quilotoa, dove rimaniamo incantati ad osservare le sue acque verde smeraldo. È stato un attimo passare dal freddo della Sierra al caldo umido dell'Amazzonia, dove navigando lungo il rio Napo siamo arrivati nel cuore della foresta. Qui ci siamo fatti travolgere dalle danze tradizionali della comunità indigena Quichua. Abbiamo imparato le loro tradizioni e riscoperto il senso più profondo della natura. Assistendo anche ad uno dei tramonti più belli mai visti. Il nostro viaggio continua nella località termale di Baños, dove abbiamo galoppato alle pendici del vulcano Tungurahua, provando una sensazione di vera libertà. Ma il nostro sogno lo abbiamo realizzato approdando nelle leggendarie isole Galapagos, che prendono il nome dalle tartarughe giganti che popolano l'arcipelago e che portarono Charles Darwin ad elaborare la teoria sull'evoluzione della specie. Solo in questo luogo, unico al mondo, si ha la possibilità di nuotare sopra una tartaruga gigante, di stendersi al sole con un leone marino, mentre un pinguino ci osserva curioso. Qui ogni attimo, ogni momento vissuto è stato un arricchimento personale, una lezione ed un'esperienza di vita che non dimenticheremo.